Durante tutta la campagna elettorale e anche prima ha usato il machete contro Michele Iorio, ma anche contro Paolo Frattura. Massimo Romano ha così deciso di prendere le distanze da tutto e da tutti ed ha totalizzato circa 22.000 voti, ma è rimasto fuori dal Consiglio regionale poiché non si è candidato nella lista proporzionale. Ma non sempre le battaglie giuste sono anche maggioritarie. Io credo che la battaglia che abbiamo condotto sia stata una battaglia giusta. Tornando indietro rifarei esattamente quello che ho fatto. Abbiamo avuto il consenso di 22.000 molisani che hanno creduto nella speranza di un cambiamento, fuori dagli schemi tradizionali e fuori, diciamo, da accordi di potere o da accordi di carattere economico. Ringrazio di cuore tutti quei molisani che hanno creduto nella nostra proposta politica. È solo grazie a loro che siamo riusciti a metterla in campo. Io personalmente sono soddisfatto del risultato avuto, per quanto deluso proprio per il fatto che non è stata una proposta maggioritaria. Questa iniziativa politica distinta e distante dai partiti di destra e di sinistra continuerà? Non c'è dubbio che continuerà. Io colgo anche l'occasione per fare l'in bocca al lupo all'eletto di Costruire Democrazia, Filippo Monaco, che sono sicuro che continuerà a portare avanti dal Consiglio regionale le battaglie sulle quali abbiamo chiesto il consenso ai cittadini, e per tutto il consenso che ci è arrivato è una battaglia che merita di essere portata avanti come battaglia di civiltà prima ancora che come battaglia politica. Abbiamo scelto il linguaggio della verità, facendo nomi e cognomi. Siamo convinti che sia quello che ci vuole per il Molise, un reale cambiamento di facce e di comportamenti. Che farà ora Massimo Romano? Io sono avvocato e farò l'avvocato. Dopodiché, in un momento nel quale la gente è pronta a digerire di tutto e di più, compresi accordi contro natura o, diciamo, candidature impresentabili, pur di mantenersi attaccati alla poltrona, il fatto che io, per un ideale che considero giusto, abbia rinunciato alla mia di poltrona è un fatto del quale vado fiero, e mi auguro che possa essere un messaggio anche per tutti quei giovani, anche meno giovani, a poter credere ancora nel fatto che in giro c'è qualcuno che è pronto a rinunciare alla propria poltrona pur di combattere in nome di un ideale giusto. Se serve come messaggio per dare coraggio a chi coraggio in questi anni magari non l'ha avuto, io sono contento di rinunciarci in nome di un interesse più alto che continuerò a portare avanti insieme al gruppo di candidati e di sostenitori che ci hanno creduto, che ci hanno messo la faccia e per i quali continuerò a lottare e a battermi per una regione più giusta.